Premio Scuola Digitale, fase provinciale per la provincia di Grosseto. Siamo al termine di una mattinata intensa. Abbiamo cominciato questa mattina alle 9 con le scuole del primo ciclo, 6 progetti da parte degli istituti comprensivi del territorio. Poi abbiamo continuato con le scuole del secondo ciclo, altri 6 progetti. Un compito davvero difficile da parte della giuria, dover decidere chi premiare. Allora, sicuramente viene premiata la scuola, la buona scuola, l'attività dei docenti, ci mettiamo anche in mezzo noi, anche un po' dei dirigenti. Ovviamente io in questo caso non mi prendo il merito perché si riferisce alle cose dell'altro anno, quando ancora io ero sui banchi di scuola. Davvero complimenti a tutti, complimenti ai ragazzi che hanno fatto un lavoro strepitoso, a tutta quanta la comunità educante della scuola. A questo punto cominciamo a così aspettare un pochino questi risultati. Io sono emozionatissimo, e a questo punto direi di vedere che cosa si vince. Donatella, allora abbiamo dei premi, ok? Ci sono un pacchetto di caramelle per il primo, no, forse qualcosa di più, vediamoli allora. I premi, allora, eccoli qua, la presentazione da parte della nostra veramente straordinaria regista Donatella Leone. Terzo premio, primo e secondo ciclo, ci sono due quadri realizzati dal liceo artistico. Per il secondo premio, due sculture realizzate sempre dal liceo artistico del Polo Bianciardi. Primo premio per il primo e il secondo ciclo, un assegno da 1000 euro e chi se l'è persi, meno male, insomma ci si possono investire sempre per migliorare la didattica. Allora, ragazzi, accendete un attimo il microfono, io lo chiedo solo ai ragazzi, siete un pochino tesi, emozionati? Sì, Sì. Sì. Allora, ed è bene che sia così perché lo sono io anche al posto vostro. Allora, spegniamo i microfoni. Chiara Veltroni, l'assessore, a questo punto passiamo alla premiazione del primo ciclo. Allora, assessora, dobbiamo proclamare i tre, diciamo, vincitori partendo dal terzo posto, quindi terza classificata per la scuola del primo ciclo, ovviamente i non classificati hanno un applauso ancora più grande. Assessore, a lei la parola. Sì, allora ovviamente dobbiamo premiare i primi tre, ma i vincitori per me sono tutti i ragazzi che hanno partecipato, sia del primo ciclo ovviamente che del secondo ciclo. Credo che sia stata e sia una grande opportunità di crescita sia personale ma anche di crescita di ognuno dei nostri ragazzi. E un ringraziamento però va anche ai docenti che hanno seguito i nostri studenti, che hanno guidato i nostri studenti e quindi grazie al loro prezioso contributo. Allora, arriviamo alle premiazioni. Terzo classificato per il primo ciclo. Si aggiudica il terzo premio l'Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima. Allora, un applauso ai ragazzi di Massa Marittima per questo risultato e si aggiudicano un'opera pittorica realizzata appunto dagli studenti del liceo artistico del Polo Bianciardi di Grosseto e il relativo attestato. Chi sono gli studenti che hanno presentato? Assunta Di Carlo e Simone Di Salvatore. Quindi il progetto, ci ricordate il titolo del vostro progetto? A scuola di cucina, la prima. No, no. Primo ciclo. Primo ciclo, Primo primo ciclo, ciclo. parliamo del primo Parliamo ciclo. del primo ciclo, Massa Marittima, primo ciclo. Presentazione sul piccolo principe. Ah, ok. Quindi chi sono le gemelle? Sì, Giusto?
e le nostre gemelle, e poi chi c'è ancora? E Lorenzo, perfetto. Ok, allora un terzo posto per voi, passiamo assessore al secondo, ai secondi classificati. I secondi classificati sempre della scuola. Primo ciclo, stiamo parlando del primo ciclo. Si aggiudica il secondo premio l'Istituto Comprensivo Grosseto 3. L'Istituto Comprensivo Grosseto 3, che vince una scultura realizzata dal liceo artistico Polo Bianciardi di Grosseto e l'attestato. Chi sono i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Grosseto 3? Dove sono? Istituto Comprensivo Grosseto 3, Agata e eccoci. Laura. Eccoci. E Laura, perfetto. Complimenti. Grazie. Per il vostro Grazie. Percorso turistico, giusto? Sì. Che ci avete proposto. E a questo punto, vediamo rullo un pochino. Rullo di tamburi. Chi si aggiudica a questo punto il primo premio, assessore? Si aggiudica il primo premio per la Scuola Digitale 2019 l'Istituto Comprensivo di Civitella Paganico. Bravi, complimenti. Può esultare il preside. Il preside esulta, anche se non c'entra nulla perché era prima del mio arrivo, ma sono esulto. Gabriele e Alessandro, ci siete? Siete svenuti? Sì. Sì. Siete svenuti? Ok, allora complimenti, cioè, complimenti grazie. Per il grazie, vostro grazie. Lavoro, anche alla professoressa Zoni che non vedo più, ma penso che ci sia, forse è svenuta veramente anche lei. No, ci sono. Ok, allora per voi un assegno di 1000 euro per ovviamente la scuola, quindi voi non lo vedete, insomma, arriva nelle mie casse, ve lo dico, però poi si utilizzerà ovviamente per la didattica, davvero. Complimenti a tutti per il lavoro straordinario, però per tutti poi ci saranno i gadget che poi arriveranno. Grazie all'assessora Chiara Veltroni. Grazie a voi. Intanto per essere stata in questa, diciamo, in questa squadra, per aver preso un compito delicato, delicatissimo. Intanto vedo che nella chat arrivano i diversi complimenti. E passiamo al secondo ciclo. Professoressa Morelli, è pronta? Sono prontissima. Allora. Mi associo a quanto ha detto l'assessore, cioè i tre vincitori li abbiamo dovuti nominare nostro malgrado, perché anche secondo me hanno vinto tutti, veramente. Comunque, cominciamo dal terzo classificato, che sono i servizi commerciali tecnico-grafico Polo Bianciardi. Chi c'è del Polo Bianciardi? Allora, Giuseppe Misael, giusto? Sì. Giuseppe Misael, allora, complimenti per il terzo posto. Ricordiamo il premio, che è appunto l'opera pittorica realizzata dai vostri colleghi del liceo artistico. E davvero complimenti. Grazie. Passiamo. Ci siete ancora? Non siete svenuti, Giuseppe Misel? No. C'è anche, ecco, la professoressa Izzo, che saluto. Si è commossa la professoressa Izzo. Perché comunque quando viene premiato il lavoro è sempre molto bello. Misel, ci sei? Vedi, ti ha portato fortuna quel papillon. Allora, professoressa Morelli, secondo posto, secondo classificato. Polo Tecnologico Porciatti. Polo Tecnologico Porciatti, per cui stiamo parlando della potatura smart, se non erro. Ah, eccola qui, la potatura smart. Chi sono i ragazzi? Allora, ci siete? Andrea Sugaroni. Andrea e Matteo, ok. Bravissimi. Complimenti a voi. Grazie. La scultura realizzata sempre dai vostri coetanei del liceo artistico. A questo punto, rullo di tamburi per il primo classificato. Vediamo un pochino. Ma un attimo di suspense, sì, no? Lo vogliamo. Aspettiamo. Allora, primo classificato.
per la scuola del secondo Amiata Ovest. Il polo Amiata Ovest per Solarino, il progetto Solarino. Allora, i nostri elegantissimi, dove sono? Joe, Edoardo Ferrero e Nicola Michele Barchesi. Abbiamo anche il preside, Cristiano Palla. Se posso esultare come il mio omonimo? Vai, no, devi esultare. Complimenti ai ragazzi e complimenti all'insegnante. Grazie mille. Grazie mille a tutti i giudici, al professore, al dirigente scolastico. E soprattutto a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato a questo evento stupendo. No, complimenti a tutti per l'evento. Grazie. Grazie. Grazie a voi e davvero grandi complimenti. Allora, professoressa Morelli, voleva aggiungere qualcosa, mi diceva? Sì, volevo aggiungere alcune riflessioni. Allora, questo è l'esempio classico, potrebbe essere da manuale, di uno dei principi del marketing e della pubblicità, trasformare uno svantaggio in vantaggio. Spinti dal bisogno, siete stati capaci di mettere su un prototipo di format che io, nonostante anche nelle mie attuali frequentazioni, finora non ho visto nemmeno lontanamente. Questo mi piace moltissimo perché la scuola spesso nella pubblica opinione, nello stereotipo, è considerata sonnolenta, arretrata, pigra. In questo frangente, ahimè tragico, la scuola è stata l'organizzazione che si è mossa con più velocità, con più consapevolezza, con più sapienza e con le migliori tecnologie. Questo, secondo me, va assolutamente diffuso con i mezzi di comunicazione che abbiamo, i giornali. Invito Daniela Giovannini, che è l'organizzatrice insieme all'ottima regista Donatella Leoni, vediamo di pubblicizzarla una cosa del genere, pubblicizzando seriamente anche le scuole che hanno partecipato, perché già partecipare a una cosa del genere è un evento. Per cui io propongo questo. Naturalmente il professor Lena si è lanciato, per cui mi è capace, perché come moderatore trasmettito lo vogliamo in tutti quanti i modi. La scuola che dà l'esempio della resilienza di un insieme di persone che erano a volte considerate con una mentalità obsoleta. Questo è completamente caduto e guardate che nella tragedia attuale, per carità, e purtroppo noi abbiamo fatto questa prova pilota in mezzo a una tragedia, però se c'è una modalità che valorizza la scuola digitale è la modalità che abbiamo adoperato oggi, che è assolutamente inedita. Per cui il mio invito, il mio invito è: facciamo in modo che questo si conosca, che le scuole abbiano la pubblicità e la rilevanza che meritano. Io sono a completa disposizione per mobilitare tutto il mobilitare. Abbiamo le registrazioni, abbiamo i video, possiamo fare articoli sui giornali. Vi prego, fate in modo che la scuola dimostri quello che sta facendo con scarsissimi aiuti. Ora è veramente complimenti a tutti, complimenti ovviamente al Bianciardi che si è attrezzato in maniera incredibile, ma noi abbiamo 12 scuole, mi sembra, in tutto, 12 in tutta la provincia, che hanno consentito di fare una giornata come questa veramente fuori da ogni immaginazione e da ogni aspettativa. Io vorrei che fosse
non diventasse un documento solo interno nostro, ma fosse veicolato a tutta la comunità provinciale e non solo. Grazie, scusatemi dell'intervento, ma proprio me lo sentivo. Grazie. No, grazie a lei, professoressa Morelli. Grazie a tutti quanti i componenti della giuria. Volevo far vedere a questo punto, con l'aiuto di Donatella Leoni, i gadget, le foto dei gadget che verranno poi date a tutti quanti i partecipanti. Vi saranno consegnati attraverso un drone, mi diceva la dirigente Giovannini, che appunto piloterà lei personalmente, giusto? Non mi avventurerei a tanto, però sicuramente in modo verranno recapitati. No, speravo nel drone. Allora, il gadget, non mettiamo limiti comunque alla provvidenza, chissà mai. Eccoli qua, i gadget che poi arriveranno a tutti quanti i partecipanti delle scuole. E a questo punto chiediamo a Donatella Leoni di attivare una condivisione, come suggeriva la nostra ingegnera Mariella Renieri. Eccola qua, visualizzando la griglia. Chiedo a tutti a questo punto di accendere il microfono e la webcam e ci facciamo un grande applauso. Accendiamo i microfoni. Un baccano internare. Allora, davvero grazie a tutti, grazie alla squadra che ha lavorato per la realizzazione di questo evento, alla dirigente Daniela Giovannini, e a questo punto i titoli finali, il video di chiusura, e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e buona continuazione. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, bravi ragazzi. Bravi, bravissimi. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, ciao. C'era anche la Mazzi, c'era, vedi? Ciao Cristiano. Ciao a tutti. Ciao, grazie. A tutti. Arrivederci. Grazie di tutti. Grazie. A tutti. Ciao Rossellina. Ciao. Sono ancora commossa. No, guarda, mi tocco.